È iniziata nel primo pomeriggio l'autopsia di Emanuele Morganti, dalla quale la procura di Frosinone si aspetta di capire se oltre ai colpi assestati agli aggressori, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, a provocare il decesso del giovane possa essere stata un'emorragia interna causata da calci e pugni di altri 5 ricercati ancora a piede libero. Castagnacci e Palmisani, i fratellastri accusati di omicidio doloso, restano intanto a Regina Coeli, dove domattina verranno ascoltati dal GIP per la convalida del fermo. I due sono reclusi in cella di isolamento per prevenire minacce e ritorsioni da parte di altri detenuti. E il clima intorno all'omicidio di Morganti resta pesante, come indicano gli atti di intimidazione verso i legali di alcuni degli indagati, mentre ha rinunciato all'incarico, dice senza alcun condizionamento, il difensore di Castagnacci, colui che era riuscito a ottenere la scarcerazione dell'assistito all'indomani del suo arresto per possesso di una quantità rilevante di stupefacenti, nonostante i precedenti. E sulla scelta del giudice che l'ha messo a piede libero la mattina stessa del delitto di Alatri, si è sollevata un'ondata di indignazione che investirà il CSM, chiamato in causa da un suo componente, il consigliere Pierantonio Zanettin, per verificare le procedure del caso. Il Consiglio Superiore della Magistratura naturalmente non può sindacare l'esercizio dell'attività giurisdizionale. Quello che può fare il CSM è, in presenza di un provvedimento abnorme, valutare le caratteristiche dell'abnormità. Questo non vuol dire che noi non abbiamo il dovere di capire che cosa è davvero successo, quindi di vedere che tipo di provvedimento è stato adottato, qual era la richiesta della procura, acquisire informazioni e documenti proprio per capire se la vicenda processuale che ha riguardato i presunti omicidi di Emanuele Morganti sia stata una vicenda condotta sulla base delle normali e corrette procedure. Se il CSM cominciasse a sindacare le pronunce dei giudici non ci sarebbe più alcuna possibilità di esercizio sereno e imparziale della giurisdizione.